Max Secas al suo primo gol stagionale, una saetta dal limite, credo a coronamento della prestazione del migliore in campo. Minchia. No, penso che abbiamo fatto tutta una bella partita, dai. L'abbiamo approcciata bene, abbiamo giocato abbastanza bene, non dobbiamo cadere negli errori. Gli errori che ci fanno uscire di testa, ecco, credo che non siamo una squadra che possiamo andare a fare la guerra. Noi siamo una squadra che gioca a calcio, l'abbiamo sempre dimostrato, l'abbiamo dimostrato anche oggi a tratti, nel momento in cui siamo usciti un po' fuori di testa, entrare nel gioco loro, credo che non siamo riusciti più a giocare. Ecco. È corretto dire, Max, che a parte la fase iniziale di entrambe le frazioni, 10 minuti il primo tempo, di studio, 10 nella ripresa, credo un po' di, come dire, di contraccolpo psicologico dopo il rocambolesco con l'avversario, per il resto per 70 minuti la Ternana abbia dominato in lungo e in largo? Beh, loro hanno trovato il gol come noi ce l'aspettavamo, ecco, a palla lunga, non penso che loro non hanno fatto altro. Noi aspettavamo questa cosa, però a me la cosa che mi preme dire è questa cosa, che noi non possiamo fare un gioco sporco, un gioco in cui loro mettono sulla risa anche fuori dal campo. Noi siamo una squadra che gioca, che abbiamo 48 punti, abbiamo sempre giocato a calcio, quindi questa cosa la dobbiamo migliorare e niente, adesso pensiamo al Benevento lunedì, che per te era anche la partita dell'ex. Quindi motivazioni particolari? No, devo vincere, basta. Max, per chiudere, nel primo tempo hai dato una bellissima palla in area a Nolè, che ha chiamato in causa il portiere avversario, che si è opposto bene, poi hai segnato, soddisfatto credo della tua prova. Sì, ma anche, cioè, penso tutti, abbiamo fatto una bella partita, ti ripeto, abbiamo fatto bene fino a quando abbiamo perso un po' la testa, quando entriamo in gioco loro che la mettevano un po' sulla rissa, queste stronzate che fanno fuori dentro il campo. Noi, ti ripeto, mi è successo un po' a Foggia e la partita andava male. Io l'avevo detto prima nel riscaldamento, non cadiamo queste cose perché non siamo una squadra in cui possiamo andare a fare la guerra, ecco. Di fatto è stato che due attaccanti espulso, non le ha ammonito, l'altro ammonito e i difensori nessuno stava ammonito. Si devono menare loro, non devono menare quello che stanno davanti dobbiamo far giocare a quello che stanno davanti, ecco. Grazie, Max.